Amici e amiche di Rocambolesco, come sempre, ben ritrovati ragazzi, rieccoci qui di nuovo con Sherlock Holmes, The Devil Doctors, riprendiamo proprio dove ci avevamo lasciati la volta scorsa, eravamo qui nell'ufficio del dottor Marsh, vediamo un po' queste foto qua. Allora, non prendiamo altro tempo. Marsh is a keen hunter. Ok. Allora, abbiamo ancora i neuroni che vibrano. Scusate un attimo. Ah, ancora introduci la casa di Marsh. Ok, quindi reuni indizi. Cosa abbiamo qui? Cacciatore incallito. Lord Marsh ha molti trofei di caccia nel suo ufficio. Non c'entra niente né con la lista degli indigenti né. Cacciatore incallito e Club Quaternion. Forse c'entra qualcosa? Sì, esatto, qua giù. Lord Marsh e i suoi amici sono abili ed esperti cacciatori, e questo, su questo non c'avevamo dubbio. E quindi ok, confermato di là. Ok, va bene. Allora, continuiamo di qui su queste foto qua. Impronte digitali. Ok. Let's see how hard to crack this safe is. Benissimo. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor, I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. Se non adesso ci arriva qui, sto rompicoglioni di uno. Esciamo dalla finestra e ci ha sgamato in pieno. Mr. Holmes? What are you doing here? Sì, ok, devo uscire dalla finestra. Sei stato preso, sì, ho capito. Che ora mi fa ricominciare da dove, però? Will you break anything else? Ah, ok, I'll try perfetto. my best. Usciamo dalla finestra adesso, ragazzi, eh? Cazzo, non esci dalla finestra. Vai, vaffanculo. Mr. Holmes? What are you doing here? Non esci dalla finestra, proviamo a nasconderci lì dietro adesso. Non è facilissimo. Will you break anything else? I'll try my best. Qui bisognerà, appunto, non è facilissimo, bisogna provare e riprovare, andare un po' per tentativi. Poi Sono io, Mike. ciao Katy. Ok, allora ragazzi, è arrivato a rompere, giusto per rompere un po' i coglioni. Vediamo, allora, togliamo qui la cassaforte. Ruota la manopola di sicurezza per individuare l'area del segnale sonoro e confermare la combinazione giusta. Ruota la manopola di sicurezza. Ok, allora abbiamo. Eccolo. Secondo blocco. Qui c'era qualcosa di.
Esatto. Facciamo era semplice. Il secondo. No, il terzo mi sembra abbastanza una cazzata. Apra, apra. Salve. Allora. Un'altra. Prendiamoci anche due soldi. Lettera da Lord Arrington. Ammiro tanto tutti quegli indigenti. Mi sembrano una ventata di aria fresca. Comunicare con loro è un vero piacere e sono così intelligenti, non come noi. Forse avrebbero dovuto essere loro dei lord e non dei semplici plebei. Lord Arrington, ok. November 7th. This means that the meeting is planned for today. Carlo Ormassi, 7 novembre avrà luogo la nostra riunione alla quercia di Grandstone. Ho legato una mappa e questa lettera, così potrà trovare facilmente il posto, Lord Collins. E noi ci andremo. Ecco qui anche. Allora, intuizioni qui. Ah, è sparito il neuroncino qui perché gli indizi sono rimasti questi qui. Ok, persona scomparsa, lista dei desideri. Preparativi, prima di sparire, George Hurst ha preparato e portato con sé il suo fucile. Sì, ok. George Hurst è stato ferito durante il servizio nell'esercito britannico, esatto. Preparativi. Ok, va bene, perfetto, perfetto, perfetto. Ok, usciamo da qui, dovremmo essere a posto. Le missioni invece, tac. Ok, dovremmo tornare in archivio, mi sa. Andiamo in archivio. Andiamo a casa nostra, andiamo. I have to finish my search of the office. Ah, ok, si è offeso, scusate. C'è altro? Sì, qui così. I can hide here. Ah, ok, qui ci eravamo nascosti prima, perfetto. Ok. I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord Marsh. Where might your companion be, Dr. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. Ok. L'abbiamo beccato al volo My stavolta. lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You are going out. I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests, and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell. A farewell vuol dire addio. Non lo sapevo. Vedete, per le deduzioni ormai non ce n'è bisogno, ormai le abbiamo chiarite tutte, mi sembra di capirla così. Quegli indizi sì, vabbè, ma almeno che non il lavoro speciale di Hurst. Questa non si può collegare né con questa né. Ah, sì, attenzione. Con cosa che si poteva collegare? Scusate, adesso vediamo. Violente, il lavoro speciale di George Hurst è indubbiamente associato alla violenza, se ha portato con sé il suo fucile. Effettivamente. E quindi lo colleghiamo. Una volta che sarà tutto collegato, c'è altro. Allora, George Hurst è stato ferito durante il servizio nell'esercito britannico. E questo è davvero. Non penso che questo c'entri con niente. Esatto, facciamo così, anche che almeno così tutte le volte che ci ricapita è più semplice. Persona scomparsa, ma un battesimo del programma di educazione speciale è scomparso. Lista dei desideri, sì, anche questo. Vediamo quante cose stiamo scoprendo, un bel po' di cose comunque. Persone scomparse, tutti i partecipanti del gruppo S del programma di educazione speciale potrebbero essere scomparsi.
Ah, perché c'erano i gruppi, se vi ricordate. Esatto, tutti quelli del gruppo S. Ok. Ci sono altri indizi qui? E sono quattro. Questo non penso proprio che c'entri. Esatto, invito. Non c'entra ancora. Articolo di giornale con la lista dei desideri. C'entra. Attenzione qui. George Hurst era interessato al programma di educazione speciale, ma niente di più. E George Hurst raccoglieva informazioni sugli indigenti e i lord coinvolti nel programma di educazione speciale. Allora, è strano effettivamente, perché finora avremmo detto che George Hurst era interessato per parteciparvi, probabilmente. Però invece adesso, con le informazioni che abbiamo trovato in quella cantina, mi sa che appunto raccogliesse informazioni, diciamo informazioni. Dove va? Ah, esatto. Qui c'è qualcosa di grosso. Il signor Hurst sapeva. George Hurst sapeva della scomparsa di alcuni partecipanti al programma di educazione speciale. E l'abbiamo messo insieme da. Vediamo un attimino così, facciamo il punto della situazione. L'abbiamo messo insieme da connessione, cioè. Il lavoro speciale di George Hurst e il programma di educazione speciale Lord Marsh sono connessi in qualche modo. Esatto. E George Hurst raccoglieva informazioni sugli indigenti e i lord coinvolti nel programma di educazione speciale. E tutti i partecipanti del gruppo S del programma di educazione speciale potrebbero essere scomparsi. Di conseguenza, questo ci ha portato a capirsi che George Hurst sapeva della scomparsa, proprio perché lui indagava. Perfetto, ottimo. Adesso qui gli indizi cosa sono rimasti? Invito e ferito che c'entrano come i crauti nel latte a colazione. Perfetto. Ecco, quante cose si scoprono mentre andiamo in carrozza, comunque. È agghiacciante. Ma cazzo, hai fatto il caricamento fino adesso? Eccoci qui. Allora, il cane è tornato? Sì, da solo. Allora, io volevo fare un chiarimento prima su queste due cose qua. A parte che sono tre adesso. Devo svolgere le analisi per il fazzoletto. Mentre per il distintivo di militare e per il frammento di carta bisogna cercare in archivio. Partiamo dal distintivo militare. Ha un distintivo per l'appunto militare. Esaminiamo il Wolfjack prima, sì. Holmes, come here. This is serious. Ah, vuole prima. È lui che ci chiama, sto. Watson. Aspetta. Ora ci farà analizzare il fazzoletto di sicuro. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. Eccoci qua, sì, ci fa analizzare per l'appunto il My intuition fazzoletto. tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill. E ha sangue sul fazzoletto, forse? Let's study it more closely. Ok. Sputum with tiny drops of blood. I could take a sample and examine it under the microscope. Ok, cazzo prendiamo qua. Campione. Ah, aspettate un attimo qui, un momento. Sta diventando complessa la situazione. Prendi il Let us apply vetrino. chemicals to color the sample. Ok. Andiamo con l'alcol I acido. need a pipette. Una pipetta. Ah. Pipetta. Buttagliela sopra. Diventata. Ok.
Ora c'è, adesso ci metti su di tutto, scusami. Scusate, io non ho fatto lo scientifico, quindi scusate la mia ignoranza se... se non so le cose, ma che è un bel casino. Tanto tutto blu. Now, let's examine the colored sample under the microscope. Metta sotto. Esamina attentamente la macchia e cerca elementi insoliti. Tipo questo? Mycobacterium. It appears that Lord Marsh is seriously ill. Ok, sta per morire il vecchio, insomma. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared, Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why? Why indeed, Watson? Oh, but... oh, dear God. You don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. Ok, quindi Watson se ne va un po' in ferie per qualche tempo, mentre noi rimaniamo da soli. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Eccoci. Where have you been? La bambina qui. Our neighbor lent me a book. She is so kind. I think she likes you. I doubt that. L'abbiamo già piallata. It's going. Dracula? Yes. It's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. Ok, beh, diciamo il mondo gira proprio al contrario. I can't wait to tell all my friends about this. Ma che leggi in piedi? This is so romantic. Cioè, ok, leggi in piedi. Tornando a noi, sto benedetto Wolfjack, cioè sto distintivo militare. Non penso sia un quotidiano. Faccio una ricerca. Distintivi e medaglie. Eccolo qua. Un Wolfjack a metà lupo e metà metà lupo e metà lepre. Sicuri, io lì vedo un alce. Veniva usato dai Lobat Scouts come soprannome autodescrittivo. I Lobat Scouts divennero ufficialmente la prima unità di tiratori dell'esercito britannico. Ah, era un tiratore dell'esercito britannico. E cerchiamo anche la quercia di Grandstone, che è la mappa. Frammento di mappa. Chimica, veleni, lesioni ferite, arti materiali, criminalistica, no. Quotidiani, non penso. Arte e architettura. Che cazzo sarà? That's not the one I need. Non è il palazzo di Westminster. That's not the one I need. That's not the one I need. No, qui non c'è. That's not the one I need. That's not the one I need. Ah no, aspetta, torno in qua. Enciclopedia. Scienze economiche, no. Tecnologia, non penso. Economia. Rurale, Das Capital, no. Arte e architettura. Tecnologia, storia, medicina, botanica, no. Andiamo sui giornali. Che anno siamo? Ah, ne abbiamo un bel po' di roba.
qui ne abbiamo di più. Scusatemi, posso andare in giù? No. Quindi andiamo anche in ricerca, magari ho più elenchi. Ah sì, esatto. Ah no, criminalistica. Arti mortali, segni e simboli, lesioni ferite, veleni e tossine. Chimica, che cazzo? Qui è stata la chiave, ragazzi, per un attimo solo, magari che qui avevamo un nuovo indizio o qualcosa. Eccoci qui. Lovat Scout, il termine Wolfgang veniva usato dai Lovat Scout come soprannome autodescrittivo. Si tratta della prima unità di tiratori dell'esercito britannico e George Hurst è ferito e qui ci sta il collegamento. E un vero Lovat, George Hurst apparteneva a un'unità di tiratori Lovat Scout, esatto. E si va di là. Ma vuoi che accendi qualcosa anche perché sono cacciatori quegli altri? E allora qui non dobbiamo continuare sta cazzo di ricerca però perché cerca in archivio. Ah, in botanica mi è venuto in mente, in botanica, però qui vedo cosa c'è. Ok, in botanica, quercia di Granstone è in botanica forse. Leggendari querci inglesi. La quercia di Granstone. La quercia di Granstone è uno strano e misterioso albero che cresce nella foresta di Epping. L'origine del suo nome non è confermato, sebbene esistano numerose leggende e fiabe a riguardo. Alcuni dicono che col passare dei secoli le streghe svolsero le loro cerimonie vicino a quest'albero e che questi riti condannarono chiunque toccasse il tronco della quercia di Granstone e una perenne maledizione. Here it is. Ok. Cranston's Oak is in Epping Forest. That's the place indicated on George Hurst's map. Ah, è vero, quando avevamo trovato nella sua cantina quella mappa laggiù. E io suppongo che ora dovremo andare là a fargli visita. E qui c'è anche una mappa. Ah, perfetto. Let's try to find the place from the hand-drawn map. Proviamo a trovare il posto. Cos'era? Muovi mappa R e muoviamo la mappa piccola. Ah, ok. Allora, si può zoomare? No. Bel bordello, eh. Quanto cazzo è grande? Andiamo a trovare dei... Cos'è che c'è qui? Niente, soltanto una piazza, due piazze, qualche segno strano. O c'ho quello che ci passo sopra, delle strade principali e secondarie. Qui forse, non lo so. Questo indovinare qui è piuttosto difficile, però. C'è lo zoom? No. Nessuno zoom. Scusatemi, ma... di capire nell'angolo in basso a sinistra c'è quella specie di riga che sembrerebbe o un fiume, mi sembra proprio il letto di un fiume o il confine di qualcosa.
o qualcosa del genere. No, ma questa è una strada. Allora, vediamo un attimino dove vanno le strade. Public Obelisk. No, ma si parla di, del bosco, si parla comunque. Io a ste parti qui, secondo me. Eccolo qua. Here it is. Drat. I'll need to hurry if I want to find out what's going on at the forest. Ok, eccolo qua, perfetto, l'abbiamo trovato. Corri, corri. Adesso è tempo di correre sul serio. Father, that boy Wiggins, does he come here? Porca troia, adesso si arrappa. In some of my cases, why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic. Ragionevole. Caitlin, you know that Wiggins hasn't had the most fortunate life. That only makes him more interesting. Oh, Kate. I'll leave you alone now. Ok, non mi ricordavo il nome di lei, Caitlin. Attenzione, qui il triangolino scatta di nuovo. Mappa. Nella cantina di George Austin è stata trovata una mappa della foresta di Epping, mostra la posizione della quercia di Granston e Lord Marsh è stato invitato alla riunione che si svolge oggi alla quercia di Granston. Sicuramente sono collegate le due cose. Ormai qui stiamo collegando tutto, eh. Il signor riunione. George Austin sapeva della riunione tra Lord Marsh e i suoi amici svoltasi nella foresta di Epping. E abbiamo un altro punto, quindi eccolo qua. Ah, vai alla foresta di Epping. Lord Marsh e i suoi amici sono entrati nella foresta indicata sulla mappa di George Ast per una riunione. Confermiamo, andiamo alla foresta di Epping allora. Grazie. Riusciamo ad andarci tramite... sì? Ah, perfetto, ok. Sì, qui non ci sta la carrozza, suppongo, perché il posto è abbastanza lontano, non ci si va in carrozza, ci si va in a piedi. Oh, voi ragazzi, come sempre, fatemi sapere una vostra opinione qui sotto nei commenti, ditemi cosa ve ne sembra, secondo voi cosa c'entra Arst con Marsh. Ah, ma si corre proprio così, attenzione. Porca troia. Minchia, sono proprio socievoli. Let's see how long you can stay alive. No, ragazzi, però se mi dicono dove cazzo sta? No, che fai? Ah! Non lo sapevo, cioè, ti cazzano qui così all'improvviso. Ma dove cazzo stanno? Aia. Lascia. Porca troia. Ce l'abbiamo nel culo, ce l'abbiamo, ragazzi. Mancato. Aia, non si è nascosto sto rincoglionito.
Scegli un percorso più semplice per aumentare la tua distanza. Sentiero magico. Eh sì, ma sei rincoglionito, ragazzi. Aia. Ah no, ma nascondiglio, ho capito mo come cazzo punta. Il nascondiglio serve solo se ci vediamo il laserino. Aia, sì, però non ci arriva. Ok. Mancato. Proprio amiconi, sono socievoli. Porca troia, ragazzi. No, ragazzi, ve lo dico, è molto molto difficile. Cioè, ci abbiamo nel culo, eh. Ci spuglierà di vai. L'abbiamo scampata? A quanto pare sì. Sì, però non l'hanno presa bene nella nostra visita, eh. E tra l'altro noi non eravamo malati. Where is he? He was poor. Oh, porca troia, no. This man was killed recently. The body is still warm. Find him, boys. Find him. Ci riusciamo? Got you. Sì, vero. Vai, 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 vai. Che cazzo fai? Ma non sei nascosto! Ecco, i controlli sarebbero un pelo da rivedere. Ma no, nasconderti adesso che abbiamo il cazzatore! Qui così. Mancato, brutto figlio di puttana. Nasconditi. Porca puttana, ragazzi. Mi fa venire odore di palude. È stanco, d'altronde. Non è allenato, si rincoglionisce. Veramente è un rincoglionito. Usiamo data detective mentre sei nascosto per scoprire un passaggio sicuro nella palude. Qual è la modalità detective, scusami. La porca puttana. Ah, con R1, allora dimmelo. Porca puttana, beh. Ah, mo' mi sono rotto i coglioni, però. Cioè, no, non... La modalità qui in detective non funziona. Ah, ok. Ah, solamente siamo nascosti, possiamo vederla. Ok. Porca, che cazzo di giro mi fa fare? Ok. Ce l'abbiamo lunga più che mai.
Ok, piano qui, piano. Ok. Allora, pianta qua. Cioè, sasso qua. E... andiamo di qua. Non so se la palude era proprio la cosa più easy da fare. Ok. Ma scusami, ma... non è sufficiente? Ma... che cazzo mi sta... ah, ok. Ma sono tornato indietro? No. Sì, si ritorna di qui. Allora, recuperiamo un attimo. Ma mi mette ansia a me sto gioco qua. Spero duri poco perché non è neanche tanto divertente, ve lo dico. Bello salto. Ci stiamo veramente rischiando la pelle. Un altro? He was killed by a shot to the forehead. My God, it's Lord Harrington's body. Il corpo di Lord Harrington. My health is deteriorating. I need to dress my wound. E adesso troviamo qualcosa, Appunto, detto fatto, una bella casa qui così. Ok, poi tra poco ragazzi ci salutiamo, perché non voglio andare troppo per le lunghe. Oh, cazzo, ha trovato proprio da accamparsi. I can hide here. I can hide here. Ok, possiamo nasconderci qui nell'armadio in caso arrivi qualcuno. Allora. This will help to dress my wound. Cosa c'è qui? The Quartermain Club. This must be Lord Marsh's cabin. Someone's coming, I better hide. Ok, nasconditi. Chi è che ci spara? Adesso vediamo che... Lord Marsh. Breathe, Lord Marsh. It's almost over. Who are you? George Erst from the First Lovett Scouts, here to deliver justice. An old soldier. How ironic. Did we refuse you on our special education program? It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless to you. But he can still be dangerous. We hunted a lot in these woods, but I didn't expect to become the prey. I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man, so you won't see me begging, you festering wretch. Attenzione, colpo di scena. Prepare to meet your maker. Scusate, abbiamo un attimino il cos'è violente? Il lavoro speciale di George Russell è indubbiamente associato alla violenza, si è portato con sé il suo fucile. Senza ritorno. Forse qui è no, ultima possibilità. George Erst ha scritto una lettera di addio, ma non l'ha consegnata a Tom. Potrebbe essere ancora vivo. Indizi, che cosa mi dà?
Corpo di un indigente. Il corpo di un indigente è stato trovato nella foresta. Corpo di Lord Arlington. Scusate, vendetta. George Ast vuole vendicarsi di Lord Marsh. Allora vendetta e corpo di Lord Arlington saranno... No. E George Ast vuole uccidere Lord Marsh. Eccoci qui, perfetto. Movente personale. George Ast vuole uccidere Lord Marsh, il capo espiatorio per i suoi fallimenti. George Ast vuole farsi giustizia da solo con Lord Marsh. Penso proprio sia farsi giustizia da solo. E abbiamo altri indizi. Corpo di, con il corpo di Lord Arlington. Eccoci qui, adesso sistemiamo per dare giusto un senso al mistero. Qualcuno ha dato la caccia agli indigenti e i loro coinvolti nel programma di educazione speciale. Abbiamo sì questi che sembrano due gonadi, ma vabbè. Il signor Ast caccia. George Ast dà la caccia ai poveri e Lord nella foresta, il Lord cacciano. Lord Marsh e i suoi amici danno la caccia ai poveri nella foresta. No, George Ast dà la caccia ai poveri e Lord nella foresta. Ah, il rosso mette in evidenza conflitti logici tra le deduzioni. Può risolvere i conflitti passando a deduzioni alternative, trovando altre deduzioni non ancora scoperte. Ok. Ah, qui vendetta. Allora sarà movente personale. Vediamo un po' dov'è che va. Ah, attenzione. Il signor Ast è uno psicopatico. Ah, è la conclusione del mistero. Il signor Ast è uno psicopatico. George Ast è uno psicopatico che dà la caccia ai poveri e ai Lord coinvolti nel programma di educazione speciale. E quindi possiamo condannare George Ast, manda Ast al manicomio. È uno psicopatico ed un pericoloso criminale che ha abbandonato il figlio Tom. Scusate un attimo, io proseguirei un attimino le indagini perché qui stiamo arrivando. E qui però dobbiamo ancora un attimino finire, stiamo... I should decide what to do before leaving the cupboard. Ah, ok, perfetto. Allora, hai trovato utilizzato tutti gli indizi di questo caso. Passa alla zona delle deduzioni e giungi alle tue deduzioni. Va bene. Signor Ast, allora, quindi o condanniamo George Ast, quindi mandiamo Ast al manicomio. È uno psicopatico, un pericoloso criminale che ha abbandonato il figlio Tom per dare la caccia agli sponsor e ai partecipanti del programma di educazione speciale. Deve essere rinchiuso a vita. O assolvi George Ast. Manda Ast in una casa di cura finché riceva l'adeguato trattamento. Non si può considerare responsabile per i suoi crimini, perché non è sano di mente. Si spera che possa essere curato, perché Tom ha bisogno di lui. Direi che per questa volta possiamo anche assolverlo. Anche se ci ha ammazzato per un... ci stava quasi per ammazzare, ma lo assolviamo. Sì. Comunque se è psicopatico, ha subito la guerra. E dimenticarci così dei... George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, my. An almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George Hurst, you have killed enough people. Your insanity ends today. Drop your gun. You may have wounded me, but I won't miss you. If I ever had you in my aim, I wouldn't have merely wounded you. Oh. Oh, the best detective in England. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. I was wrong. The best detective in England. Cosa è successo? Enough. You'll die here, Lord Marsh, and you'll die slowly. Ho sparato a Lord Marsh. Mr. Hurst, you've already served brutal justice to Lord Harrington and I hope Lord Collins and Dr. Fisher. Taking that into consideration, you may as well kill Lord Marsh and end the Quartermain Club completely.
Ah. No loose ends. Ah, non era la fine proprio che avrei voluto io in realtà. Allora, George Arst è colpevole solo di linciaggio. Era l'unico a preoccuparsi per i poveri che erano scomparsi. Ha abbandonato il figlio di Tom per punire i colpevoli, sapendo che nessun altro l'avrebbe fatto. Salvi George Arst, indizi trovati 18. Verifichiamo le conclusioni. Io non ho capito bene che cazzo sia successo alla fine, cioè nel senso che quando abbiamo trovato tutte le teste... È perché erano malati di tubercolosi, è per questo che l'ora li ammazzava. Cioè, se verifichiamo le conclusioni, cos'è? Hanno titolato 18 su 18. Ok, quindi tutti, accettiamo la decisione. Stai per finire questo caso, i file di salvataggio per il caso saranno rimossi. Premi no, se vuoi tenere un'altra scelta, no, morale. Premi sì, se sei sicuro della scelta fatta e vuoi iniziare un altro capitolo. Io direi sì, va benissimo. Iniziamo un nuovo capitolo. Il cacciatore diventa preda. Ok, adesso qui probabilmente ci farà una cutscene introduttiva al nuovo caso, però comunque vediamo quella, magari poi ci salutiamo. Ecco, non vorrei proprio stoppare durante il salvataggio, che magari mentre vi do i saluti parte la cutscene e quindi sapete com'è, c'è un po' di panico generale. So che il video durerà un attimino di più, però almeno abbiamo tirato le fila di questo caso. Allora continuiamo un attimo. Il video arriverà, sì, arriverà decisamente lungo, però va bene anche così, eh. Insomma, non si può sempre volere video corti. Che è successo? Il cane? Eh? Yes! Well done, Watson! Holmes, you're playing bowls? Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? With your injury? Oh, no. Mrs. Hudson is going to murder you. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's bowling club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably and then we can leave. Ok ragazzi, perfetto, io direi che appunto per questo episodio possiamo anche salutarci qui. Io vi ricordo di lasciare un like e condividere per supportare la serie e il canale. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi pure al canale, è completamente gratuito come sempre. Nulla ragazzi, vi ricordo anche la mia pagina Facebook, Rocambolesco YouTube, e non mi resta che salutarvi e darvi come sempre appuntamento nei prossimi episodi. Allora ci vediamo alla prossima, un cordiale saluto da Rocambolesco.